Dopo l'abbandono di Epic Games, Microsoft ha deciso di affidare Gears of War ai ragazzi di The Coalition, che con questo quarto episodio danno vita a una nuova saga su Xbox One e PC Windows. Il gioco è ambientato 25 anni dopo la battaglia finale contro le locuste e la scomparsa dell'Invulsion. Da allora gli umani superstiti si sono rifugiati in grandi città circondate da alte mura, la popolazione è protetta dai Cog, formati per la maggior parte da robot sentinella. La vita non è tutta rose e fiori per gli umani, che sembrano vivere quasi in schiavitù. In Gears of War 4 vestiremo i panni del figlio di Marcus Fenix, JD, che guideremo per tutta la durata della campagna, che durerà circa una decina di ore più o meno, alla scoperta di un nuovo nemico. La trama risulta abbastanza scorrevole, ma priva di colpi di scena davvero interessanti e tutto sommato pecca di una certa linearità. Lo stesso protagonista manca di mordente e non riesce a raggiungere l'appeal di Marcus, Dom e compagni. Il team di sviluppo non ha apportato grandi modifiche al gameplay, ma piuttosto qualche rifinitura. Una delle novità riguarda l'interazione con i fondali, con cui potremo creare delle coperture provvisorie o disfarci rapidamente dei nemici. I movimenti sono adesso più dinamici e capiterà adesso di poter afferrare i nemici da dietro una copertura oppure metterli fuori gioco prendendo una rincorsa. La campagna principale può essere giocata anche in cooperativa, sia in locale che online, per un massimo comunque di due giocatori. Il multiplayer, che gira a 60 frame al secondo costanti, rimane ancora il cuore pulsante della produzione. Il matchmaking competitivo comprende le modalità escalation ed esecuzione e i classici deathmatch. Non manca neanche il versus cooperativo, dove una squadra di giocatori dovrà affrontare un team avversario controllato però dall'intelligenza artificiale. Un gradito ritorno è l'Orda nella sua versione 3.0, in cui si dovrà affrontare da soli o in 4 50 ondate di avversari a difficoltà crescente con tanto di boss. È possibile scegliere in questo caso tra varie classi, ognuna con caratteristiche uniche che potremo potenziare a nostro piacimento. Gears of War 4 sfrutta in modo eccelso l'Unreal Engine 4, con effetti speciali ottimi e un sistema di illuminazione valorizzato dall'introduzione dell'HDR. Tale tecnologia è stata implementata molto meglio rispetto a quanto visto di recente in Forza Horizon 3, ma l'impatto visivo è comunque migliorabile, siamo ancora lontani dalle meraviglie che è possibile raggiungere con i pannelli a 10 bit. La campagna gira su Xbox One a 30 frame al secondo, mentre il multiplayer, come dicevamo, si riesce a spingere fino ai 60 fps. Abbiamo notato tuttavia dei piccoli cali di frame rate nei momenti più caotici e alcune texture non sempre all'altezza. Gears of War 4 può sembrare sotto alcuni aspetti un more of the same, tuttavia le meccaniche di gioco che hanno caratterizzato la serie da anni rimangono vincenti. Certo, avremmo preferito che The Coalition avesse usato di più per questa nuova avventura, ma come si dice, squadra che vince non si cambia. Se siete dei fan di vecchia data è molto probabile che apprezzerete anche questo nuovo capitolo. Le fasi shooter funzionano bene, visivamente abbiamo a che fare con un buon prodotto e le piccole rifiniture al gameplay sono cosa gradita. Non aspettatevi però nulla di realmente innovativo, né una trama o dei personaggi allo stesso livello dei capitoli con protagonista Marcus.